Repubblica Sergio Rizzo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non so da quale parte iniziare con lei, no, direttore, perché ci sarebbero veramente tantissime. Dal discorso di Conte, dalla posizione in questo momento del Partito Democratico, diciamo, non lo so, da dove vogliamo andare? Diciamo, è abbastanza semplice. Chiaro quello che sta succedendo, no? Oggi sì, oggi un po' saltato... di più. Beh, diciamo, il governo è saltato, no? Questa è, diciamo, la certezza che non è scalfibile, perché lo stesso Conte, ora adesso c'è ancora il dibattito in corso, ma sì. Insomma, lo stesso Conte ha detto che lui ha messo subito in chiaro che lui si va a dimettere, quindi non ha aspettato neanche il voto di fiducia, no? Era in qualche modo una conclusione già anticipata nei scorsi giorni. Ecco, ora si apre un bel rebus però, no? Perché Conte l'ha detto nel suo discorso, ha spiegato che l'irresponsabilità di questa scelta risiede nel fatto che ora abbiamo di fronte alcuni passaggi che sono passaggi non secondari, e poi lui non li ha neanche elencati tutti, perché ce ne sono tanti altri tra l'altro di passaggi importanti. Ora come si va a fare la manovra finanziaria? Chi la farà? La farà un governo che verrà messo così lì per qualche mese, giusto per tappare un buco e poi per andare subito prima di andare a votare? Ma questo però è una responsabilità che chi si assume, che chiunque si dovesse assumere la responsabilità di fare la manovra oggi, poi rischia di pagarne le conseguenze alle elezioni. Quindi c'è anche questo aspetto. Io dico, il Partito Democratico vuole fare l'accordo a tutti i costi con i 5 Stelle, questo perlomeno è quello che ci viene raccontato da una parte della narrazione. Da una parte, no? Esatto. Esatto, no? Sì, ho capito, questo è un vecchio schema, uno schema, diciamo, della prima e anche della seconda Repubblica, no? Ne abbiamo già viste di cose di questo tipo, ma c'è un piccolo particolare, c'è il particolare che tu puoi fare una manovra che sarà una manovra pesantissima, perché per evitare l'aumento dell'IVA, se mai qualcuno possa pensare di riuscirci, si dovrà fare un inasprimento di altre voci talmente forte, 23 miliardi, sono due volte e mezzo il reddito di cittadinanza, tanto per capirci, questo è l'ordine di grandezza, certo, no? Certo. Ecco, quindi chi è che si assume questa responsabilità? Se lo assume il Partito Democratico con i 5 Stelle, poi si va a votare magari fra qualche mese in una situazione, diciamo, di paese ancora più impoverito, ancora più... incarognito, eccetera. Lo si potrebbe escludere questo passaggio, tornando proprio al discorso del Presidente del Consiglio, che secondo molti, secondo più o meno, insomma, ho visto le reazioni, come tutti, sto seguendo le reazioni. La maggioranza sostiene che il Presidente del Consiglio abbia parlato al Senato, al Parlamento e ovviamente al Presidente della Repubblica. Ovviamente invece Salvini ha parlato più al suo elettorato, come accade spesso e volentieri. Sì. C'è una fase del discorso di Giuseppe Conte che mi ha colpita, quando si è voltato ai 5 Stelle ha detto: ricordatevi, dopo questa prima esperienza di governo, perché se ne volete fare una seconda, quindi là, come se avesse detto, se volete fare l'accordo col Partito Democratico, st'accordo però deve durare, perché non è che potete sciogliere poi il prossimo contratto che viene sottoscritto, e appunto lì c'è la questione proprio della manovra economica, no? Sì, ma anche quello è un azzardo. È un azzardo? No? Beh, insomma, diciamo, in qualche modo è un azzardo. Intanto è un azzardo perché qui c'è in gioco anche l'esistenza stessa del Partito Democratico, nel senso che c'è una parte del PD che non vuole assolutamente fare il governo con i 5 Stelle. Questo Calenda. È chiaro, no? Ecco. Beh, Calenda, non è mica soltanto Calenda. No, vabbè, ma credo che anche Zingaretti. Quindi che ne sarà? Chi è che se vince Renzi? Se passa la linea Renzi, è chiaro che è una sconfitta di Zingaretti, no? Perché l'operazione sarà in testa Renzi. Allora a quel punto Zingaretti ha soltanto una chance per conservare la propria onorabilità. Quella di andarsi a dimettersi da segretario del PD. Allora ricomincia tutto il giro. Allora il partito va di nuovo in mano a Renzi. Cioè, attenzione, cioè questa crisi ha una serie di risvolti e può avere una serie di conseguenze che non sono soltanto sul governo, sulla manovra, ma anche sugli assetti stessi del panorama politico. Cioè,
un inedito assoluto per come si è verificato, per i tempi e per le modalità, ma soprattutto rischia di essere una crisi che rimescola completamente tutte le carte del sistema politico, questo qui, eh? Perché poi tra l'altro non è nemmeno detto che l'azzardo di Salvini, cioè quello di andare a votare e per capitalizzare il famoso consenso eccetera delle europee, poi a fine riesca. E se non riesce, che succede? Ad oggi, direttore, quando sono io ho fatto la stessa domanda, è intervenuto qualche istante fa il senatore La Russa, poi tutti abbiamo sentito il suo intervento, molto duro, lui l'ha definito semplicemente sincero, ma sicuramente era duro nel passaggio finale in cui si rivolge proprio a Matteo Salvini. Secondo lei, ad oggi, 18 e 22, possibilità che effettivamente il Presidente della Repubblica decida che l'Italia torni alle urne? Non oggi. Perché comunque ci sono dei passaggi che devono essere rispettati, no? Quello certo, certo. Ecco, quindi non oggi. Sicuramente oggi non ci sarà questa risposta, no? E io, anzi, diciamo, tenderei a pensare che forse ci vorrà qualche giorno in più di quello che normalmente... Perché è talmente complessa la cosa che ci sono tante variabili sul tappeto che non... Cioè, trarre una conclusione, io per esempio ammetto di aver sbagliato completamente le previsioni, perché io ero convinto, ho sempre detto, non mi pare che le abbia azzeccate nessuno, direttore, perché no, ma io in particolare io ho sempre stato convinto che il governo fosse destinato comunque a durare, no? Perché per tante ragioni, non ultima il fatto che chi è che poi assicura a tutti questi 300 dei 5 Stelle che verranno rieletti, quindi c'era anche quella componente lì. Salvini invece ha, secondo me, ha sorpreso anche se stesso in qualche modo, perché forse l'azzardo è stato talmente forte, tant'è che lui poi a un certo punto ha anche cercato di fare marcia indietro, cioè voglio dire, è stata un'accelerazione talmente imprevedibile dallo stesso che ha pigiato l'acceleratore, quindi diciamo, io confesso di essermi sbagliato, ma non so chi avrebbe potuto immaginare una crisi di queste proporzioni ad agosto, cioè in un momento dove noi già pensavamo, adesso ricomincia il teatrino della manovra. Poi si vivacchiera un pochino, no? Se proprio questo governo dovesse venir meno sarà a ridosso della manovra, perché non avrà le coperture a sufficienza, più o meno sarà detto quello. Esatto. C'era un pochino questa chiaramente adesso talmente imprevedibile come si è svolta questa crisi, che secondo me è altrettanto imprevedibile l'esito. Cioè, io dovessi dare delle percentuali, ma non saprei quale esito potrebbe essere più come dire, possibile, più prevedibile. Certamente il PD, una parte del PD sta cercando di far di tutto per mantenere in piedi. Ecco, domani, direttore, no, domani c'è la direzione del Partito Democratico, quindi poi ci salutiamo su questo, perché come giustamente dice lei, e se lo dice il direttore Rizzo, secondo me dobbiamo rimanere cauti un pochino tutti. Domani c'è la direzione del Partito Democratico. Se si tenterà una sintesi politica rispetto a quelle le tre posizioni che in questo momento parrebbe che ci siano, no? Zingaretti, Renzi e Calenda, ma tanto per usare una sintesi, poi magari le cose non sono così. Se il Partito Democratico riesce, cioè se Zingaretti riesce in questa sintesi, secondo lei il governo giallorosso si fa? Io penso che se si fa un governo col PD, Zingaretti deve lasciare la segreteria. Perché per lui comunque è una sconfitta. Certo. Nel senso che lui questa crisi l'ha subita, ma ha subito anche l'esito, perché l'idea di fare il governo con i 5 Stelle di Renzi. È chiaro che a questo punto, se passa, vince la linea Renzi, diciamo, lui non è che può fare quello che la diceva una cosa e poi ne ha fatta un'altra, no? Perché lui all'inizio ha lasciato intendere che il PD voleva le elezioni, Certo. Questo all'inizio era anche sì. Abbastanza. Ecco, quindi per lui sarebbe comunque una sconfitta. O riesce a portare a casa un accordo che in qualche modo gli salvi anche la sua
la sua posizione, no? Quindi ci fanno il governo insieme, ma con una data già prevista della fine della legislatura e quindi poi delle elezioni anticipate, con alcune cose da fare che non sono certamente le cose che vuole fare, che vogliono fare soltanto i 5 Stelle, ma che sono soprattutto le cose che vorrebbe fare il PD per il suo elettorato. Allora forse in quel caso lì lui riesce a tamponare la cosa. Però fermo restando che questa vicenda ancora una volta ha dimostrato che il PD, ragazzi, sta messo male. Cioè sta messo male perché è un partito che non riesce ad avere una sua identità, non ci riesce, ma nemmeno in una circostanza come questa riesce ad esprimere, come dire, una posizione unica, unitaria, non dico unitaria, ad approfittare, mettiamola così, del momento che si è creato tra i due partner di governo che ormai sono arrivati alla frutta. Direttore, è stato un piacere veramente averla con noi. Grazie. Buon lavoro al vice direttore di Repubblica Sergio Rizzo. Tante reazioni, vi ringrazio ovviamente per la passione che ci mettete ogni giorno.